Ciao ragazzi, sono Alessios di Gamer080, adesso vi andrò a fare l'unboxing della edizione limitata da collezione di Fable 3. Allora iniziamo. C'è questa copertura in cartoncino con in rilievo la scritta di Fable. Poi nella parte posteriore c'è la descrizione di gioco più cosa troviamo all'interno di questa edizione limitata. Andiamo a sfilare questo cartoncino. Questo qua è il cofanetto, molto originale, infatti sembra un libro. Notare Fable 3. È rigido. Poi sulla sua superficie ci sono delle incisioni in rilievo. Fatto veramente molto bene. All'interno di questo cofanetto c'è il gioco e i contenuti esclusivi di questa edizione limitata. C'è un'apertura a clip. Fatta molto bene, andiamo ad aprire. Ecco, questo qua è il gioco di Fable 3. La copertina è diversa dall'edizione standard. Dietro c'è il simbolo della gilda. Ah, si trova dentro questa confezione che è in velluto, velluto rosso, anche questo è velluto. Poi, qua c'è un cassettino. Al suo interno, tirando questo clip di tessuto, c'è questo amuleto, doblone, che rappresenta i due stati, cattivo e buono, sempre con il simbolo della gilda. Poi c'è il mazzo di carte di Fable 3. Le carte sono delle normalissime carte francesi, però sul Jolly, il re, la regina e il Jack ci sono delle figure originali che rappresentano nemici oppure protagonisti del gioco. Da dietro, vabbè, di certo sono tutte uguali. Qui Lesios di Gamer080. Questo era l'unboxing della edizione limitata da collezione. Fable 3. Qui Lesios, ci vediamo al prossimo tutorial, al prossimo unboxing.